oggi partita di basket, oggi giochiamo in casa, speriamo, l'augurio nostro di Procida TV che oggi riusciamo a portare a casa un bel successo. Buonasera amici della rete, qui da Procida TV, la terza partita casalinga per il Procida Basket, una vittoria netta possiamo dire contro gli amici del Playout, vittoria per 90-77. Abbiamo qui Andrea Pugliese. È stata una bella partita, abbiamo giocato molto bene di squadra e piano piano cerchiamo di migliorare partita per partita. La prossima partita andremo fuori casa sperando di portare a casa i due punti. Questa vittoria pensi che possa riuscire a far avvicinare ancora di più le persone? Sì, rispetto all'altra partita già sono stati molti più tifosi. Speriamo che con il passare del tempo, con alcune vittorie in più, c'è un maggiore anche il sostenimento per la squadra. A noi ci fa sempre piacere, più pubblico è meglio. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. To let it get away, on the road, but you got destination in the mud, in the maze of her imagination, your love is done.
Allora abbiamo vinto 90-77, il Procida ha vinto. Oggi c'era un cambio in panchina per motivi logistici. Come è andata la partita? Qual è il motivo del successo? Ringraziando a Dio siamo stati abbastanza fortunati, perché dopo il 3-3 che siamo arrivati nel terzo quarto, non ci speravo più, però poi dopo una buona difesa ci ha permesso di andare avanti e di portare in porto una partita difficile, al di là delle posizioni in classifica delle squadre. Caro Francesco, si va avanti, si prosegue in questa bella avventura dello sport minore. Sì, assolutamente, oggi una bella vittoria che rinfranca la squadra, un risultato ottimo, nonostante l'assenza di coach Fanti, coach De Candi è riuscito a tenere botta e a tenere unita la squadra. Oggi il ritorno anche di Lorenzo, che è uno dei nostri punti forti, uno dei nuovi ingressi di Napoli, ci ha permesso di tenere veramente il campo e di una vittoria netta di misura, anche se solo i 13 punti, però i 90 punti, ecco, dimostra una squadra che ha nelle mani la capacità di poter vincere tante partite.